sono con l'onorevole Irene Pivetti, vicepresidente della Women's Jewelry Association, nonché presidente della fondazione Learn to be Free, giornalista, opinionista. È una grande donna. Bene, come è nato il legame tra Learn to be Free e Women's Jewelry Association? Il legame nasce in realtà dall'amicizia con Pilar Coin. Ci conoscemmo attorno ad uno dei progetti di Learn to be Free, che è una fondazione che si occupa di creare lavoro là dove non c'è, sia in alcune aree svantaggiate che su alcune filiere o in alcuni comparti. Uno dei nostri progetti, anzi il primo, il più caro dei nostri progetti, riguarda proprio l'eticità del gioiello, e cioè la trasparenza della filiera produttiva dei preziosi. Abbiamo organizzato tanti workshop, tante occasioni di incontro, siamo anche andati a Bruxelles perché stiamo facendo lobbying sull'Europa su questo tema, per sollevare la sensibilità su queste problematiche, e appunto conoscemmo Pilar per quanto direttore marketing di una grandissima casa italiana di gioielli, e quindi sicuramente un marchio che è anche un trendsetter, cioè indica dei comportamenti. Quindi è molto importante avere dei grandi nomi che supportano l'idea per dire sì, vale la pena. Facciamo un workshop importantissimo su richiesta del governo della Colombia dedicato alla filiera dello smeraldo. Lavoriamo a Roma presso l'associazione italo-latinoamericana, e niente, attorno a questo tema poi abbiamo avuto moltissime altre occasioni di incontro. Quando poi Pilar ha deciso di dar vita all'Italian Women's Jewelry Association, ha pensato a me, perché dice: se vogliamo valorizzare le imprese orafe, specie gestite da donne, il ruolo della donna in questo settore, l'etica non può essere al di fuori. E siccome ci conoscevamo su questo tema, mi ha fatto questa proposta. Devo dire, mi ha molto onorato, mi ha fatto veramente moltissimo piacere, prima di tutto sul piano personale, perché la stima di una persona come Pilar è un dono prezioso, ma anche perché mi fa piacere poter condividere con una struttura molto più grande della mia un progetto nel quale io credo molto. Learn to be Free è un'associazione, una fondazione seria che ha molte ambizioni e che sa di poter crescere, però il tema della trasparenza della filiera produttiva di un comparto come quello orafo, beh, ha bisogno di una struttura internazionale. Allora, l'Italian Chapter è piccolo e sta nascendo adesso, ma la Women's Jewelry Association è un'associazione molto importante. Allora, noi speriamo, con questi strumenti più robusti, di poter dare quel giusto respiro internazionale che noi siamo certi gli avremmo dato anche noi, ma ci avremmo messo chissà quanto tempo, diciamo la verità. E quindi è importante unire le forze, perché è un tema che merita di essere tutelato. Poi l'ho già detto anche stasera, il gioiello è sempre un dono d'amore, fidanzato, nasce un figlio, cioè, posso io non pensare da dove viene? No, tutto quello che ha portato a questo bello oggetto d'amore deve, non dico essere un atto d'amore, ma perlomeno non portare il segno della sopraffazione, della povertà, della crudeltà, dell'indifferenza. Ed è giusto che questo sia certificato. Certo, quindi l'etica è importante proprio nella filiera, in ogni passo effettivamente della trasparenza, e su questo effettivamente ci trova d'accordo tutti. Questa sera avete anche annunciato il legame tra le due associazioni sul tema, quindi, del gioiello etico, per l'appunto. Quali sono i vostri prossimi obiettivi? Adesso abbiamo un appuntamento molto prossimo, che è il 7 di ottobre. Learn to be Free siamo già stati diverse volte a Bruxelles per sollecitare il Parlamento europeo. Abbiamo avuto l'adesione così nominale, l'entusiasmo di tanti parlamentari e di alcuni organismi di livello europeo, di associazioni di imprese. Torniamo il 7 di ottobre per varare la costituzione di un gruppo parlamentare di azione su questo tema, cioè di una struttura istituzionale reale. Solleciteremo il Consiglio d'Europa, abbiamo la nostra rappresentanza diplomatica presso il Consiglio d'Europa, è già stata allertata, e andremo a presentare questo tema, e vogliamo incontrare il commissario, se riusciremo. Comunque sarà difficile, perché i commissari europei sono un tantino, non voglio dire sordi, sarebbe brutto, ma non è scontato sollecitare la Commissione europea su un tema etico. Io ho già incontrato il precedente commissario agli affari sociali nella precedente legislatura, che mi disse: sì, ma vede signora, la responsabilità sociale è una scelta volontaria dell'impresa. Allora, sarà scelta volontaria dell'impresa decidere come, ma non è facoltativo che fare impresa sia anche socialmente responsabile, almeno non in Occidente, almeno non in Europa. Dovrebbe essere un obbligo, certo. Anche perché le imprese europee sono mediamente socialmente responsabili. Allora, rendiamo giustizia a questo fatto scrivendo una norma nella quale si chiede la compliance, l'adeguamento a questi parametri anche da parte dei fornitori.
l'Europa ha un livello di civiltà che chiede sia rispettato almeno sulla filiera orafa anche dagli altri paesi. Questo è il tema, quindi è un tema ostico, non è banale. Ci sono tantissime grandi imprese che hanno degli eccellenti codici etici su questo tema. Bene, facciamo il salto di qualità dal codice etico alla norma, perché questo è quello che in fondo tutti vogliamo. Allora, questo è quello che andiamo a fare il 7 di ottobre e quindi siamo orgogliosi di non andarci più da soli come l'Ortobifree e l'UGA. Poi sicuramente daremo vita a qualche evento pubblico, mi piacerebbe molto, nel mio cuore, nelle mie intenzioni c'è quello di un forum internazionale dedicato al gioiello etico e credo che VGA sia lo strumento reale per realizzarlo. Stasera pareva prematuro annunciare tutto, ma molto presto mi piacerebbe con VGA annunciare questo, vorrei che la sede fosse in Italia per molti evidenti motivi, perché ci vuole anche un tavolo dove tutto questo si decanti come riflessione, diventi riflessione comune. Sicuramente questa sua forza, questa sua passione porterà sicuramente questo codice etico a diventare qualcosa di concreto, perché è un'energia così forte che effettivamente porterà ad un sogno che si concretizza, ne sono sicurissima. La Women's Jewelry Association intende promuovere anche la cultura di impresa, responsabilità sociale, valorizzazione quindi anche della tradizione per mettere in luce il vero e l'autentico Made in Italy. Assolutamente, ottimo, ottimo spunto, ottimo punto di riferimento. Fare impresa eticamente vuol dire farla bene, e farla bene vuol dire bene da tanti punti di vista, compreso la qualità naturalmente del prodotto. Sai cosa? A me piace sottolineare che è molto importante apprezzare il made in Italy. Io vorrei dire apprezziamo anche il making in Italy, cioè il processo, il percorso del fare. Non è bello solo il prodotto finito, è bello il modo in cui viene fatto e questo fa parte integrante della qualità del brand. Quindi questo noi vogliamo tradurlo in particolare nel comparto. Certo, quindi un prodotto fatto interamente in Italia, esatto. Quando qualche segmento della produzione non può essere fatto in Italia, se parliamo di preziosi non vengono dall'Italia, vengono tagliati fuori dall'Italia, quindi non è che tutta la filiera deve essere fatta per forza qua. Qua si fa il prodotto finito naturalmente, ma anche quando io faccio un segmento della filiera da un'altra parte lo faccio con quel parametro del making in Italy. Noi abbiamo dei livelli qualitativi che tengono conto di tanti elementi e rispettiamo anche quelli. Prova a fare la copia e vediamo. Esattamente. Onorevole Pivetti, la ringrazio veramente molto per la sua partecipazione. Congratulazioni per essere vicepresidente di questa associazione neonata. È un onore per me, grazie a voi. È un onore per tutte noi donne, grazie.